Ma buonasera a tutti, vi avevo già detto alcune settimane fa che probabilmente qualche mano malevola avrebbe potuto magari metter mano appunto su questo benedetto virus. Tutti un po' parlano di virus naturali, ma c'è anche una possibilità, uno spera di no, però qui in questo articolo sul giornale di La Di Capua si parla di appunto tutti questi mini laboratori che creano questi virus potenziati per creare problemi al genere umano. Ecco, io quando l'ho detto in tempi non sospetti sono stato immediatamente bollato da tante persone perché magari fantasticavo, ma io ho espresso semplicemente un parere personale, ma vedo che poi parliamo di questa giornalista, credo, sul giornale, che dice che ci sono in giro tanti altri, diciamo, strutture che poi comunque lavorano su questi virus. Per esempio, anche questo virus di cui parliamo, il Covid, è un virus comunque che ha delle varianti, potenziato oltremodo sull'RNA, e quindi probabilmente si parlava che potesse essere addirittura talmente forte da combattere l'AIDS o su quel tipo di filone. Ora io mi chiedo, probabilmente siamo di fronte a una dittatura sanitaria importante e il mondo deve fare presto a cercare di risolvere queste problematiche. Sono problematiche molto molto impegnative, toccanti, il genere umano è in forte pericolo e ribadisco, è una ricetta che può capitare poi in mano a chiunque. Tanti altri laboratori possono lavorare, li chiamano i God Game of Diffusion, questa diffusione veloce del virus, e quindi probabilmente, vi ripeto, per parlarne diffusamente in questo articolo, qualche cosa di vero probabilmente c'è.